Roberto, riparto da te. Una inchiesta come questa non rischia di macchiare, anche ascoltando quelle terribili intercettazioni che infangano la memoria di Falcone e Borsellino, la legittima battaglia per i diritti dei detenuti, di cui abbiamo avuto testimonianza anche dalle parole di Carmelo Musumeci? Ma no, qui abbiamo degli infiltrati di Cosa Nostra dentro le istituzioni, dentro il Parlamento, che fanno da portaordini, da ufficiale di collegamento tra le famiglie mafiose e i boss detenuti, e questo ci insegna due cose. Uno, che la politica deve stare molto più attenta, perché diciamo... Magari Occhio Nero non ha colpe penali, però certamente non ha vigilato bene e non si è dimostrata molto intelligente, anzi si è dimostrata molto stupida a farsi usare da un criminale di quella fatta. Quindi la politica debole che non riesce a capire e a stare attenta. Due, che bisogna stare molto, molto accorti a pensare che tutto ciò che viene fatto per il bene della rieducazione dei carcerati sia una cosa fatta per bene. No. Allora, chi entra in un'organizzazione criminale come Cosa Nostra, come l'Andrangheta, lo è per sempre. Allora, il fine pena mai vuol dire anche in realtà è fine Cosa Nostra mai. Chi è criminale per sempre. Se vuole rompere con la sua organizzazione criminale, soprattutto il boss mafioso, deve dimostrarlo con i fatti, non soltanto al suo foro interiore, alla sua anima, perché di questo non possiamo giudicare, certo. Ma lo deve dimostrare con i fatti all'esterno, rompendo con l'organizzazione criminale. Ecco, questa è la cosa che va ribadita.